Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Roma per il congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Questa è una giornata pre-congressuale, si parla appunto di genitorialità, di famiglia e ovviamente si parla di diritto di famiglia. In compagnia appunto di Marilena Grassadonia, che tutti conoscono, alla quale voglio rivolgere una domanda molto importante. Io ho ascoltato attentamente il tuo intervento, anzi i tuoi interventi. Hai detto una frase che mi ha colpito molto, ovvero che i nostri figli sono stati stralciati e non è stata stralciata la legge. Quindi hanno tolto un diritto ai vostri figli. Sì, noi ovviamente è una ferita che brucia tantissimo, non può che essere così. La legge sulle unioni civili sappiamo che come è andata, a un certo punto c'è stato un compromesso politico, c'è stata proprio una valutazione di tipo politico che ha portato allo stralcio di quel famoso articolo 5 della legge che dava una parte di diritti ai nostri bambini. I nostri figli sono stati stralciati, è una cosa a cui noi non riusciamo davvero a farcela una ragione, quindi è da lì che bisogna partire per andare avanti nella lotta, nella battaglia politica e culturale di questo paese. Tra l'altro hai detto appunto che non si sono resi conto i politici che ci sono di mezzo dei bambini, anche perché i bambini fanno parte di famiglie e quindi hanno delle esigenze. Non essere riconosciuti per la legge nella vita quotidiana è una cosa gravissima, rende non solo difficile la vita di tutti i giorni, ma rende soprattutto questi bambini inesistenti agli occhi della legge. Esattamente, è proprio questo il problema. I nostri figli sono bambini discriminati, perché sono bambini che non hanno le stesse tutele degli altri bambini, sono bambini che possono vedersi non riconosciuto il diritto a stare con un genitore che non è legato biologicamente a loro, se per caso dovesse venir meno il genitore biologico e quindi legale, oppure in caso di separazione. Nessun bambino è tutelato nella continuità affettiva col genitore non legale. Queste sono situazioni davvero molto gravi e quindi crediamo che nel preminente interesse del minore bisogna andare avanti, perché noi genitori non facciamo altro che chiedere esclusivamente dei doveri nei confronti di questi bambini. Il concetto su cui si fonda la nostra rivendicazione politica è molto chiaro, il concetto di responsabilità genitoriale, che parte da quando noi decidiamo di diventare genitori, desideriamo di diventarlo a tutta la nostra vita. La relazione tra genitore e figlio è una relazione che esisterà per tutta la vita e che deve essere indipendente anche alla relazione giuridica che c'è eventualmente tra i due genitori. Mi spiego meglio, io posso separarmi dalla mia compagna, posso decidere di non volermi mai unire civilmente o sposare con lei e comunque invece voglio avere dei doveri rispetto al mio figlio sempre e comunque. E poi tra l'altro una cosa interessante che è stata ribadita proprio oggi è che si è parlato di stepchild adoption, quindi anche una limitazione sotto il profilo della genitorialità, in quanto comunque vengono escluse, a parte la questione della GPA, vengono escluse altre situazioni che sono fondamentali, quindi questa legge che è l'unione civile è sicuramente utile ma è nata monca. Assolutamente, la stepchild adoption non è mai stata la nostra richiesta, perché noi sapevamo benissimo quello che appunto è, che è un provvedimento che è parziale, è discriminante, perché è un'adozione non legittimante, cioè i bambini che hanno avuto queste sentenze positive sono pochissimi in Italia, quindi questo bisogna dirlo. Non è vero che è così facile ottenere questa sentenza, abbiamo forse solamente 10 famiglie circa in Italia che hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato, e la stepchild è un'adozione non legittima e non piena, perché crea una relazione giuridica solo tra il bambino e chi adotta, quindi il genitore, diciamo, no, che prima non era genitore legale, ma non crea una relazione tra il bambino e la famiglia di chi adotta. Faccio un esempio pratico: se una coppia di donne ha dei figli insieme partoriti, un bambino da una mamma e l'altro bambino dall'altra, e si fa queste stepchild adoption, i bambini tra di loro non saranno fratelli. I bambini non saranno nipoti dei nonni e dell'adottante, quindi comunque ci sono delle situazioni di discriminazione palesi e veramente evidenti. Io quello che dico sempre per provare a far capire alla gente le difficoltà è quello di dire: prova un po' a spiegare ai nostri figli che in realtà non sono fratelli tra di loro, voglio capire come glielo si spiega, e allora lì viene fuori veramente l'assurdità della questione. Marilena, io ti ringrazio, soprattutto invito gli amici web ascoltatori a seguirti, a seguire le famiglie che sono l'esempio, perché voi bisogna testimoniare con la vita di tutti i giorni, voi lo fate da sempre, da anni, e penso che sia il modo di scardinare tanti pregiudizi che sono solo politici e non invece delle persone comuni, dei cittadini che sono pronti per vedere riconosciuti i diritti che mi sembrano
normali. L'arma più grande che abbiamo è la visibilità. Non dobbiamo avere paura, dobbiamo andare in giro a raccontarci, perché i nostri figli ce lo chiedono e perché è questo quello che si deve fare. La nostra vita, nel momento in cui abbiamo deciso di diventare genitori, noi omosessuali, gay e lesbiche, nel momento in cui decidiamo di diventare genitori in un paese che non ci consente di diventarlo e che non ci riconosce come tali, facciamo della nostra vita, si trasforma in un atto politico, ed è questo importantissimo. La gente ha bisogno di conoscerci ed è il motivo per cui la società è molto più avanti della politica, perché la società ha avuto la possibilità di conoscere le nostre famiglie, ha avuto la possibilità di conoscere le nostre storie. Non dobbiamo avere paura di raccontarci, la visibilità è l'arma migliore che abbiamo, camminare a testa alta e con orgoglio rispetto alle scelte che abbiamo fatto e al desiderio di diventare genitori di bambini che sono assolutamente bambini come tutti gli altri, quindi sono bambini che sono sereni e possono essere anche un po' arrabbiati se magari non compro la merenda subito dopo che esce da scuola, ma il meccanismo sono assolutamente gli stessi, quindi raccontiamoci ed è fondamentale. Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Roma.